trovare l'integrale generale di y secondo meno 4y primo più 5y uguale e alla 2x coseno di x. Questa, anche questo è un esercizio come il precedente, tratto da un test d'esame assegnato il 20 di giugno del 2006, quindi molto recente, alla facoltà sempre di ingegneria gestionale dell'Università La Sapienza di Roma. L'esame è di analisi 2 e il docente è Daniele Andreucci, l'ho già detto, professor Daniele Andreucci, notissimo. C'ha una sua home page dedicata a un molto materiale proprio riguardante l'equazione differenziale, non solo. L'equazione differenziale secondo ordine ha coefficienti costanti lineare non omogenea, che per risolvere ne troviamo subito l'integrale generale dell'omogenea associata, ovvero y secondo, poniamo pari a 0 y secondo per 4 y primo più 5 y. Per farlo si pone y uguale elevato stavolta ad esempio e all'alfa x, dove alfa è un valore reale, e scriviamo l'espressione dell'equazione caratteristica, che in questo caso sarà alfa quadro meno 4 alfa più 5 uguale 0. Trattasi di un'equazione che non ammette soluzioni reali, perché, ma solamente soluzioni reali complesse, chiedo scusa, coniugate, perché se applichiamo la formula risolutiva ridotta, meno b mezzi più o meno radice di meno b mezzi al quadrato meno c fratto a viene 1, 2 più o meno radice quadrata di, il quadro di 2 è 4, meno 5 è meno 1, cioè viene un 2 più o meno i, perché sarebbe meno 1 è i 4, radice di 4 è i. Quindi vuol dire che y con 1 di x sarà e alla 2x coseno di x, e l'altro integrale y con 2 di x sarà e alla 2x seno di x. Integrali linearmente dipendenti che costituiscono un sistema fondamentale, cioè il loro uno schermo non nullo, e quindi combinandoli linearmente scriviamo l'espressione della omogenea, della soluzione omogenea y di x segnato sarà e alla 2x in evidenza che moltiplica c con 1 cos x più c con 2 sen x, dove c e c2 sono ovviamente costanti reali qualunque. Attenzione al numero complesso, il numero 2 più o meno i che abbiamo ottenuto nella equazione caratteristica, perché adesso, occhio, perché adesso ci viene il bello. Vi ricordo che qualora a destra ci fosse un f di x di questo tipo, e elevato beta di x che moltiplica p di x coseno di gamma x più q di x seno di gamma x. Domanda, ci abbiamo una cosa del genere a destra? Sì, perché abbiamo un e alla beta x per il coseno di x. Quindi notiamo subito che a questo punto si può dire che possiamo scrivere l'espressione dell'integrale particolare y coseno di x che vale x elevato alla mi sempre per e elevato beta x per m di x sempre per il coseno di gamma x più n di x sempre per il seno di gamma x, dove, lo ricordo per l'ennesima volta, beta è questo beta, m di x e n di x sono due polinomi diversi da p di x e q di x ma aventi lo stesso grado. Se p di x e q di x hanno grado p e q rispettivamente, m di x e n di x avranno grado rispettivamente mn. Gamma è questo gamma, ni, attenzione, la molteplicità algebrica eventuale del numero beta più o meno i gamma. A questo punto, visto che effettivamente a destra c'è un e alla 2x coseno di x, che vuol dire in pratica che cosa? Dunque vuol dire questo, occhio, perché vuol dire che il nostro f di x sarebbe del tipo e alla 2x, quindi ovviamente subito beta lo vediamo è 2, che moltiplica dunque, ma chi sono p di x e q di x nel nostro caso? 1 e 0 rispettivamente, quindi come se avessimo 1 per cos di 2x più 0 per sen di 2x. Perché ho messo 2x? Per x, io scusa. Perché ho messo 2x? Ho immaginato questa cosa in x. Quindi gamma è 1, perché uno dice ma c'è solo il coseno, non c'è il seno, perché questo, guarda, qua c'è 0. Ma se gamma è 1, guardate chi è il numero complesso beta più o meno gamma, è proprio 2 più o meno 1 per i. Che, attenzione, che è presente questa volta fra le soluzioni dell'equazione caratteristica, e quindi le associamo alla sua molteplicità, che è 1. Mn, che sono
gli stessi gradi P e Q di P di Q di X sono ovviamente entrambi 0, perché due costanti, 1 e 0, che sono comunque 0, non è una costante, costante nulla, sono polinomi di grado 0. Quindi, chi è il nostro Y con 0 di X? Il nostro Y con 0 di X, lo scrivo qua, sarà X alla n, X, per E alla beta X e alla 2X, che moltiplica A, A non come stupore, ma A senso come costante, cos X, più B sen X. Perché A se A così? Perché vi ricordo che due polinomi generici di grado 0 li indico con due costanti A e B. Quindi in tutto, mettendo insieme, scriviamolo meglio Y con 0 di X, moltiplicando avremo che Y con 0 di X in definitiva sarà E alla 2X, forse è per quello che ho messo il 2 prima, cosa 2X, che moltiplica AX cosin X più BX seno di X, A e B costanti reali. Dal momento che Y con 0 di X è soluzione della nostra equazione differenziale, dobbiamo derivare due volte Y con 0, perché visto che la soddisfa, risulta anche che Y con 0 secondo meno 4 Y con 0 primo più 5 Y con 0 è uguale a E alla 2X coseno di X. Occhio qui che ci sia una bella carrellata di derivate. Cominciamo con la Y con 0 primo, dobbiamo fare un prodotto fra questo e questo. La derivata di E alla 2X, lo ricordo, è 2 E alla 2X, che moltiplica il secondo fattore non derivato, quindi a X cos X più BX sen X, ma attenzione, più della regola del prodotto, E alla 2X non derivato, che moltiplica la derivata di AX cos X più BX sen X. Sono due prodotti, attenzione, derivata del primo di AX che è A per cos X non derivato, più AX non derivato per la derivata di cos X che è meno sen X. Stesso discorso qui, derivata di B con X e B per sen X non derivato, più BX per la derivata di sen X che è cos X. No? Tendo insieme, dunque cancellerei l'espressione di f di x, visto che ormai abbiamo appurato che è quella. Dunque, y con 0 di x è un e a 2x che moltiplica ax coseno di x più bx seno di x. Ma raccogliendo fattore comune nella y con 0 primo e alla 2x, otteniamo che Y con 0 primo sarà ugualmente E alla 2X che moltiplica. Attenzione adesso, occhio. Dunque qui verrebbe un E alla 2X che moltiplica un 2AX cos X più 2BX sen X. Così come qui verrebbe un E alla 2X che moltiplica che cosa? Un, occhio, meno AX sen X più BX cos X. Pazzesco questa derivata. Poi abbiamo un più A cos X più B sen X, no? E cioè, attenzione adesso, sommiamo. E alla 2X moltiplica 1 2AX. In cos X non c'è solo il 2AX, ma c'è anche un più BX più A. 2AX più BX più A, che è, diciamo, la parte che moltiplica cos X, più 2bx, in sen x abbiamo un 2bx, no? Meno ax più b. Avete capito? Così dopo poi è un pochino più semplice derivare la seconda volta. Adesso, non penso di aver sbagliato, cancello, ormai non posso più fare niente, ma non ho sbagliato. Deriviamo ancora, stesso discorso di prima. Se non con 0, secondo. Derivata del primo, 2 a 2x che moltiplica 2ax più bx più a, tutto che moltiplica un cos x, il secondo termine derivato, quindi è 2bx meno ax più b, tutto che moltiplica sen x, secondo fattore non derivato, più e a 2x, scrivo qua, più e a 2x non derivato, per, partiamo con le derivate dei due prodotti dentro. Derivare il secondo fattore significa derivare, a sua volta, questi due prodotti. Derivata del primo, 2a più b, tutto che moltiplica cos x non derivato, derivata di cos x e meno sen x, abbiamo più 2ax più bx
più A che moltiplica un meno sin x, che era di così, stesso discorso poi, più derivata del primo, 2b meno A che moltiplica sin x non derivato, più 2bx meno ax più b non derivato per la data di sin x che è cos x. Chiusa, quadra, pazzesco. Andiamo a scrivere l'espressione di y con 0 secondo di x, raccogliete fattore comune 1 alla 2x. Allora abbiamo 1 alla 2x che moltiplica, aperta la quadra, vediamo quello che c'è in cos x. Allora qui verrebbe 1, 4ax più 2bx più 2a cos x. E poi c'è anche, in così ci sono queste e queste. Allora abbiamo 1. Scriviamo 4ax più 2bx più 2a. Poi c'è anche da contare 1 più 2a più b. E poi c'è da contare anche un 2bx meno ax più b. Questo è tutto quello che moltiplica cos x. Stesso discorso in sen x. Abbiamo 1, 4bx, cioè quel 2 davanti, meno 2ax più 2b, poi ci abbiamo anche un più 2ax più bx più a, e chiedo scusa, ovviamente col meno davanti, invece c'è un meno sin x, quindi mi fermo qui, qua scrivo un meno, quindi scrivo un meno 2ax meno bx meno a, per non uscire fuori dalla camera, da video, abbiamo un più 2b meno a, chiusa quadra, non sono uscito. Allora, non dovrei aver sbagliato, a questo punto cancello e vediamo cosa ci viene. La difficoltà di questo esercizio è proprio questa. E di conseguenza, y con 0 secondo di x sarà e alla 2x che moltiplica, allora, 4ax meno x è un 3ax, 2bx più 2bx è sicuramente un 4bx, 2a più 2a è sicuramente un 4a, b più b è sicuramente un 2b, tutto questo è quello che moltiplica coseno di x, più 4bx meno bx è un altro 3bx, meno 2x meno 2x è un meno 4ax, 2b più 2b è sicuramente un 4b, e abbiamo un meno a è un meno 2a, tutto che moltiplica un seno di x. Chiusa quadra, abbiamo finito, lo mettiamo là. Inutile mettere e alla 2x, perché e alla 2x figura qua, figura qua e figura anche a destra, quindi dividendo per la 2x se ne va, inutile mettere e alla 2x. Quindi abbiamo un, attenzione, 3ax 4bx più 4a più 2b, tutto per cos x, inutile, ripeto, mettere l'e alla 2x che poi andrebbe via. Y con 0 prima è il meno 4 davanti, quindi abbiamo 1 più meno 8ax meno 4 per 2ax meno 4bx meno 4a, tutto che moltiplica un, dunque però un attimo, perché se facciamo così, sto parlando dei cos x adesso, poi metterò i sin x. Poi abbiamo un 5y con 0, quindi abbiamo un 5ax cos x. Con cos x ce l'abbiamo fatta, andiamo in sin x più, qui abbiamo un 3bx meno 4ax più 4b meno 2a, tutto ovviamente per sin x, meno 4 per quello è un meno 8 più meno 8bx più 4ax meno 4b che moltiplica sin x, e infine meno 4, ok? Sì, sin x meno 4 va bene, meno 8 più 4 meno 4b più 5 più 0 più 5bx sin x, tutto uguale a direttamente coseno di x. In sin x a destra non c'è niente, andiamo a questo punto a sommare. Allora abbiamo un 3ax un meno 8ax per quanto vale il coseno e un 5ax, ma notiamo che se ne vanno, perché meno 8ax più 3ax è un meno 5ax, meno 5ax più 5ax è 0,
quindi tutti questi se ne possono andare. 4bx meno 4bx se ne vanno, bene. I termini con x se ne devono andare, visto che qui non c'è niente in x. Ci sono i termini noti che sono 4a e meno 4a se ne vanno. C'è solamente un 2b e basta. Quindi abbiamo che 2b cos x, non c'è altro, potete notare. Passiamo a i sen x. Guardate. 5bx sen x, meno 8bx sen x, più 3bx sen x e un meno 5bx sen x. Meno 5bx sen x, più 5bx sen x se ne vanno. Se ne vanno anche 4ax meno 4ax quanto riguarda sen x. E attenzione, poi rimangono i termini noti che sono alla 4b e meno 4b se ne vanno. Rimane solamente un meno 2a. Meno 2a sen x. Tutto uguale così. Dovrebbe essere corretto quello che ho fatto. E troviamo assolutamente giù, corretto, che cancelliamo le derivate prime e seconde, che ci sono servite solamente per metterle nell'equazione, nel testo dell'equazione. Troviamo immediatamente che a, allora, vediamo subito che meno 2a è 0, quindi a. Perché meno 2a è 0? Perché il coefficiente di sen x che c'è a sinistra lo vogliamo a 0, visto che non c'è, è come se ci fosse qua un più 0 per sen x, mentre invece 2b è uguale a 1. Quindi conseguentemente teniamo che a uguale a 0 e b è uguale a un mezzo. Pertanto, effettivamente, sostituendo, otteniamo che y con 0 di x è un e alla 2x, che moltiplica, allora, qua non c'è x cos x, un mezzo bx e x, un mezzo x e x. Eccolo qua, quindi lo scriviamo meglio. L'espressione finale del nostro integrale particolare che andremo a sommare alla y di x, la soluzione dell'omogeneo. Quindi abbiamo che y con 0 di x è un mezzo x e a 2x, tutto che moltiplica il seno di x solamente, cosa che non potevamo aspettarci, visto che lì avevamo un e a 2x con x, non vuol dire niente. Cancelliamo tutto e a questo punto sommiamo e abbiamo finito. E questo ci chiedevano l'integrale generale, che quindi in definitiva è la somma di y di x segnato, lo ricordo per l'ennesima volta, più y con 0 di x, e quindi uguale a, direi di raccogliere tutto quanto era 2x, fattore comune, per ottenere un c con 1 coseno di x più c con 2 seno di x più un mezzo x seno di x con c con 1 e c con 2, costanti reali per un x appartenente a reale. Ecco qua.